titolo, ma soprattutto il pass per Fukuoka. Sì, c'era veramente tanto dietro questa gara, soprattutto a questo 6 dell'1.56, perché era da, insomma, un paio di stagioni che non lo notavo, dalla qualifica per le Olimpiadi del 2021. Devo essere sincero, ho attraversato momenti non troppo felici, dovuti, insomma, ai dubbi che necessariamente un tempo che non esce per una stagione intera porta con sé. Alla fine, l'estate scorsa, devo essere sincero, veramente, non lo so, gioito è un eufemismo, una parola troppo piccola, nel gareggiare a Roma e sentire veramente tutta Italia a spingere. Comunque mi ha toccato questa cosa, e questa stagione, insomma, è partita proprio con questo senso di responsabilità verso le tante persone che mi dimostrano affetto, e c'è tanto, quindi vorrei ringraziare innanzitutto il Centro Sportivo Carabinieri, perché mi mettono a disposizione tutto il necessario per insomma, mettere in campo le migliori prestazioni possibili, alla mia società, ai miei compagni di allenamento, alla mia famiglia, quindi non è mio questo risultato, ma è di tutti loro. Matteo, l'abbiamo sottolineato anche in telecronaca, lo sottolineano oggi, è così, lo sottolineano ogni volta, che tu comunque hai anche intrapreso, insomma, parallelamente una carriera importante, uno studio importante, sei medico, quindi comunque è difficile, no? Come tu riesca a conciliare entrambe le cose, e quanto è importante che tu abbia trovato una spinta in più per continuare a mantenerla. Ma guarda, dici bene, è faticoso. In questa fase ho finito anche un master di secondo livello e ora sono, diciamo, in pausa dallo studio definitivamente, almeno per questa stagione, probabilmente anche per la prossima. Mi sto impegnando a comunicare fuori dai social, facendo incontri con i ragazzi in tante aziende dove magari i dipendenti giovani hanno piacere di sentire la storia di qualcuno che col sacrificio di giorno dopo giorno è riuscito a fare due cose che sulla carta sembrano impossibili. Alla fine, per ora mi sta piacendo questa fase di vita dove ho, diciamo, come dire, capitalizzato i risultati di anni di fatica dal punto di vista accademico, e ora li sto restituendo, diciamo, andando in queste realtà a portare la mia testimonianza di persona normale che semplicemente, facendosi il mazzo, è riuscito a portare avanti qualcosa di grande. Quindi, in breve, l'idea di essere qualificato cosa porta nella tua mente? Ma di sicuro ora mi prenderò una settimana, sia per staccare la testa e sia per far riposare le spalle, perché, come ti ho detto stamattina, iniziano un po' a cigolare. Dovrò necessariamente intensificare la riabilitazione e tutto quello che serve per onorare una trasferta così importante. Insomma, non è una novità che è la nazionale più forte di sempre, e farne parte, insomma, per chi non ha le doti di Thomas, di, insomma, dei grandi campioni che abbiamo con noi in maglia azzurra, è un onore esagerato. Quindi, insomma, sono veramente felice di poter dire ci sarò anch'io. Bravo Matteo, veramente complimenti. Bravo Matteo Restivo, messaggio fondamentale per chi pensa che tutto sia dovuto o tutto sia scontato. Certo, avere le condizioni che ti aiutano conta, e queste bisogna far sì che si creano per tutti quanti, poi però il risultato te lo devi guadagnare, devi faticare, non esistono regali, faticoso ma si può fare, e questo è un esempio. Ah, lui è fantastico, insomma, la laurea in medicina complicata in Italia in assoluto, per quello che ti richiede come impegno orario e anche come lavoro diretto in ospedale, no? C'è tanto tempo da dedicare, non solo allo studio, anche proprio sul campo, e riuscire a combinare le due attività è un'impresa, perlomeno per come è strutturato il sistema sportivo e scolastico italiano. E poi vorrei aggiungere un'ulteriore nota positiva per questo ragazzo. Quando abbiamo gareggiato a Firenze, lui ha avuto una parola molto bella per tutte le persone che lavorano lì in piscina, no? Quindi
dalle segretarie agli addetti alla vasca, a chi fa lo spogliatoio, eccetera eccetera. Cioè una persona che non si ferma a quello che fa, ma che continua a vedere, si rende conto che il mondo non è focalizzato sulla sua persona come atleta, ma è circondato da altre figure. Una persona che pensa anche agli altri, e anche questo a mio avviso è esempio. 2:15:08, ricominciamo con i numeri. Asia ha salvato, ha vinto la finale junior.